Buonasera e benvenuti al TG6. Dopo tanti annunci e soprattutto dopo tantissimi rinvii, finalmente sembrerebbe giunto il giorno buono, quello della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, all'Aquila. La visita ci sarà domani, è stata annunciata da una nota di Palazzo Chigi. Renzi sarà prima al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, poi sarà nelle Marche a Pesaro e infine intorno alle 17 all'Aquila per un incontro con il sindaco Massimo Cialente. Dopo un anno e mezzo di attesa, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi domani sarà all'Aquila. La conferma della visita, definita privata, la prima da quando è diventato Premier, è arrivata proprio dalla Presidenza del Consiglio, che annuncia l'arrivo alle 17.30 nel capoluogo di Regione per far visita al Gran Sasso Science Institute. Più volte annunciata e sempre rimandata, tra l'imbarazzo della politica locale appartenente al suo stesso partito, la visita del Presidente del Consiglio è ora una realtà. A precedere Renzi ci sarà il Ministro per le Infrastrutture, Graziano Del Rio, che incontrerà il Sindaco Massimo Cialente in mattinata a Palazzo Fibbioni per fare il punto sulla ricostruzione. La ricostruzione post-sisma dell'Aquila resta una priorità assoluta, aveva detto il ministro dell'ultima visita del capoluogo. Bisogna ora capire se questo pensiero sia condiviso appieno dal Premier Renzi. Al Presidente del Consiglio di certo sarà sembrato di aver scelto un buon momento per visitare l'Aquila. L'area è meno tesa del passato grazie a un nuovo stanziamento di almeno 2 miliardi e 200 mila euro circa per la ricostruzione e di altri 2 miliardi e 900 mila euro da confermare. Soldi che ballano insieme anche all'approvazione nel decreto enti territoriali di nuove regole sui lavori privati. Ma sulla scrivania del Premier rimangono i punti interrogativi sui fondi da sbloccare per il 13° elenco di lavori e la battaglia delle battaglie. Difendere la legge di Stato che ha previsto l'abbattimento e la dilazione delle tasse per gli aquilani, che è oggi però attaccata dall'Unione Europea, che ne chiede la restituzione. Il popolo aquilano chiederà dunque al Premier di prendere una posizione contro l'Europa. La visita all'Aquila di Matteo Renzi sulla strada di ritorno a Roma potrebbe dunque essere più dura del previsto. E staremo a vedere ovviamente domani pomeriggio cosa accadrà all'Aquila. Nel frattempo andiamo a vedere cosa è accaduto oggi per esempio a Pescara, dove il Movimento 5 Stelle ha fatto sentire la propria voce, lo ha definito lo sfiducia dei nei confronti del sindaco di Pescara Marco Alessandrini per la nota vicenda dell'ordinanza di divieto di balneazione firmata dal primo cittadino pescarese ma mai resa pubblica. Sfiducia dei contanto, di cartellone dei consiglieri per segnare pubblicamente i sì e i no. Il Movimento 5 Stelle l'aveva annunciato da giorni. La richiesta è quella di togliere la fiducia al sindaco di Pescara per non aver reso pubblica l'ordinanza che vietava la balneazione nelle acque cittadine a causa degli alti valori dei colibatteri. Vogliamo ottenere la sfiducia del sindaco Marco Alessandrini, mandarlo a casa, perché riteniamo che sia una responsabilità del Consiglio Comunale, che è il terzo organo di governo, di mandare a casa un sindaco che ha mentito alla città e che ha attuato una gravissima omissione rispetto appunto al problema della balneabilità. Questa mattina abbiamo invitato anche il centrodestra a elaborare un documento congiunto, perché diversi giorni dopo il nostro annuncio, la nostra mozione, il centrodestra ne ha presentata un'altra, perché ci servono 13 firme, ad oggi ne abbiamo 12. Per poterla invece votare, quindi mandare a casa il sindaco, servono invece 17 voti da parte quindi di opposizione e maggioranza. Pensate che riuscite ad ottenere questi voti? Noi speriamo che ci siano alcuni consiglieri, mi riferisco ad esempio a SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, che credo debba assolutamente esporsi rispetto a un tema del genere, anziché continuare a sostenere un sindaco che, oltre a questo problema, ha anche messo le tasse al massimo nei prossimi 10 anni. Poche adesioni, anzi pochissime, servono voti anche da parte di membri della maggioranza ed è allora che i grillini incontrano un consigliere che, neanche a dirlo, fa parte della categoria dei balneatori, Riccardo Padovano, che per tutta risposta dice di essere tranquillo e di non temere per la sua salute né per quella di chi si immerge in acque pescaresi. Un siparietto che va avanti qualche minuto davanti agli occhi increduli di cittadini esponenti 5 Stelle. Riccardo, allora, tu sei un balneare. Il mare in
inquinato, è accettabile secondo te? Non si può accettare il mare inquinato. Un sindaco che non dice ai cittadini che il mare è inquinato è accettabile secondo te? Il sindaco non l'ha detto. Non l'ha detto, no, non l'ha detto a nessuno. Il sindaco ha fatto l'ordinanza e non l'ha applicata, consentendo ai cittadini di farsi il bagno. Perché adesso non vogliono pagare l'ombrellone, si vogliono fare il bagno. I balneari sono tutti in protesta e polemica, hanno fatto pure il comunicato. Io da cittadina voglio decidere io se andare al mare e rischiare o no, quindi devono essere messa al corrente di ciò che accade in questa spiaggia, se permette, non deve decidere un altro tutelare per me e la salute. Se uno si fa leggere sindaco non la sa fare, perché la deve lasciare lì a fare? Ma parla di suo problema, però voglio sapere se a Pescara, l'acqua è balneabile, ci sta un cazzo di Pescara che non è balneabile, dovuto ma perché ne andiamo a vedere? Riccardo, il problema non è se è balneabile o non balneabile. Il problema perché il sindaco deve garantire che quando non è balneabile le persone non vadano a farsi il bagno. Deve fare certo una legge. Questa dunque è la protesta del Movimento 5 Stelle, avete visto anche il siparietto con un gestore di stabilimento balneare. Adesso invece andiamo ad ascoltare che cosa ha risposto, finalmente ha parlato, il sindaco Marco Alessandrini. Parla il sindaco Alessandrini e dopo tante polemiche spiega il perché di quel silenzio sull'ordinanza di divieto di balneazione firmata e mai resa effettiva. Ragioni sono quelle per cui alla pubblica amministrazione viene richiesta l'interpretazione della norma non solo formale ma anche sostanziale. Esiste un problema legato alla qualità delle acque in certe zone della città, si chiamano acque scarse. E allora qui ci sono dei valori che sovente oscillano, di poco entro i limiti o entro i massimi. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo emesso un'ordinanza cautelativa, abbiamo ritenuto di non porre in esecuzione perché avevamo ragionevole certezza che lo stesso giorno dell'ordinanza le analisi svolte avrebbero dato risultati positivi, esattamente come è avvenuto. Sulle tante polemiche che sono valse al comune, denunce da parte di genitori preoccupati per la salute dei propri figli dopo il bagno in mare, il sindaco parla di manovre politiche di grande clamore ma nessuna effettiva pericolosità, al punto che ha già messo a disposizione tutte le carte necessarie per l'indagine. Dunque non è stata emessa un'ordinanza perché nei giorni a partire dai quali l'ordinanza avrebbe dovuto avere vigore, la qualità delle acque era garantita e le medesime erano balneabili. Il resto sono chiacchiere, sono teatrino della politica ad agosto, e però c'è un riflesso che io ritengo molto negativo, che è quello di ingenerare un diffuso senso di paura. Io dico alla cittadinanza che nel 2015 la qualità delle acque era esattamente uguale al 2014, al 2013 e giù andare. Sostanzialmente Pescara 2015, stessa spiaggia, stesso mare. Nel frattempo però la CIBA, il Consorzio Balneatori dell'Adriatico, ha messo in campo un legale e un pool di esperti per chiarire cause e responsabilità. Noi non possiamo accettare che questa sia una situazione su cui noi non possiamo agire. Noi vogliamo, a differenza degli altri, fare degli esposti. No, noi vogliamo ricostruire la vicenda dal 96 ad oggi, capire chi è l'ente che deve gestire questa cosa, chi ha la maggiore responsabilità, chi deve fare qualcosa, andando persino nei consigli comunali, regionali, a far sì che risorse siano spostate sulla pulizia dei mari e dei fiumi, perché si deve capire necessariamente, e si fa anche tramite un avvocato, anche tramite un pool di esperti, che la risorsa primaria di questa città è il fiume e il mare, e quindi non può adesso essere considerato come ultimo o penultimo argomento nell'ordine del giorno delle varie amministrazioni o dei vari enti che sono preposti a controllare questo. Noi vogliamo capire tutta la vicenda, fare tutto quello che è necessario per andare avanti e capire, e poi noi proporre qualcosa anche economicamente vantaggiosa per le amministrazioni, purché questa situazione migliori. Voi siete arrabbiati? Sono arrabbiatissimo, soprattutto per come è stata condotta la situazione, e poi sono ancora più arrabbiato per l'articolo che ho letto oggi, in cui anche un altro amministratore nel 2012 si è tenuto nel cassetto un'ordinanza di divieto di balneazione in una zona centrale. Voglio capire perché prima lui si è elevato al grande risolutore della salute dei cittadini e nel 2012 ha fatto la stessa cosa che ha fatto il sindaco Marco Alessandrini. Glielo vorrei tanto chiedere di persona, se è possibile. Grazie.
lo ha fatto. Le polemiche però non riguardano solo la balneabilità del mare della costa pescarese, ma investono anche i trasporti, perché l'azienda di trasporto unica La Tua, secondo qualcuno, è accusata di rincari dei biglietti e a rischio le corse bis per gli studenti. A smentire queste indiscrezioni ci pensa però il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Camillo D'Alessandro. Si riaccende la polemica sulla nuova società di trasporto pubblico, La Tua. L'ultima notizia è quella degli aumenti del biglietto unico, notizia che preoccupa l'opposizione, che aveva paventato il rischio già mesi fa. L'opposizione ha poche idee, piuttosto confuse, le mette insieme e produce disinformazione. Non c'è stato nessun aumento delle tariffe, c'è una differenza tra aumento e adeguamento tariffario. L'adeguamento tariffario è quando tu la adegui all'Istat, è un obbligo di legge, riguarda sia il pubblico sia il privato, lo devi fare. Loro non l'hanno fatto nei 2 anni precedenti, era un anno di nostra competenza, un anno di loro competenze. Comunque stiamo sotto al 5%, per essere chiari, su un biglietto dell'area unico, per esempio di 1,10 euro, stiamo parlando di un aumento di 5 centesimi, 6 centesimi, di questo si tratta, che era un obbligo. Gli aumenti sono altra cosa, che però per il futuro io non escludo, laddove noi non riusciamo ad abbattere i costi per i quali stiamo lavorando, anche i costi legati alla produttività, al lavoro, ai costi della struttura. Credo che è fisiologico immaginare che i costi viaggino pari agli aumenti, per esempio, del costo del gasolio, della benzina, dei pneumatici e di altro. Un'altra polemica tuttora in corso sarebbe quella del rischio per le corse bis in corrispondenza della riapertura delle scuole. Si parla di carenza di mezzi e di riduzione delle corse, notizia che preoccupa soprattutto gli studenti dell'area metropolitana Chieti-Pescara. Un altro falso storico: gli studenti non avranno nessun problema, laddove sono necessarie le corse bis saranno garantite ovunque a chiunque. Speriamo che sia così. Nel frattempo, in attesa della visita di Matteo Renzi, che come detto ci sarà domani all'Aquila, si continua a discutere in Consiglio Comunale sul bilancio di previsione. Centinaia gli emendamenti presentati dall'opposizione. È subito guerra di trincea in Consiglio Comunale all'Aquila sul bilancio di previsione, un documento contabile da oltre 1,5 miliardi di euro, difeso a spada tratta dalla maggioranza, che ricorda come siano stati scongiurati gli aumenti di IMU e TARI, anche se la TASI è passata dal 2 al 2,5 per mille. Razionalizzazione delle spese di indennità e mini spending review interna, più fondi per cultura, servizi sociali e sport, manutenzione e arredo urbani. Sono alcune delle voci del bilancio in cui sono stati scritti anche 824 milioni trasferiti dal governo per la ricostruzione privata. Il nostro bilancio, quello che è all'attenzione del Consiglio e che mi auguro oggi venga licenziato, è un bilancio positivo, di rigore amministrativo, ma anche di investimenti. Io lo chiamerei di svolta, perché consentirà agli uffici e settore dirigenti di mettere in essere investimenti e di realizzazione opere pubbliche eccetera, che cambieranno il volto della città. Abbiamo evitato, come diceva, di fare degli adeguamenti che sarebbero stati insopportabili per quanto riguarda la tassazione. Sul piede di guerra le opposizioni, che nelle scorse settimane hanno da prima duramente contestato i tempi dell'arrivo del bilancio in Consiglio e nei giorni scorsi hanno presentato centinaia di emendamenti che costringeranno l'assise civica a fare le ore piccole o, in seconda ipotesi, a rimandare la discussione al prossimo 27 agosto. Più di 300 emendamenti riguardano i servizi scolastici, quindi buoni mensa, il caro buoni mensa, il caro dei trasporti scolastici e il caro del prente scuola. Questi sono tutti servizi addirittura anche raddoppiati per la fascia media della popolazione. Proprio a proposito di questo, vale a dire del caro buoni mensa e dei trasporti, c'è stata la protesta all'Aquila delle mamme al Consiglio Comunale. Intanto sono 3 gli asili nido a rischio chiusura nel capoluogo. A Pradanche in Consiglio Comunale la protesta delle famiglie aquilane contro l'aumento delle tariffe per asili nido, mense e trasporto scolastico, soprattutto dopo l'allarmante notizia circolata nelle stanze dell'assise civica sul rischio di chiusura per 3 asili nido del comune dell'Aquila, la Petau a Coppito, l'asilo Primo Maggio della frazione di Pile e quello del Viale, asili nido comunali che registrano un clamoroso calo delle iscrizioni a causa di prezzi in alcuni casi paragonabili alle tariffe degli asili privati. Da
una riunione a cui abbiamo partecipato con un gruppo di mamme, quindi del comitato di gestione, il numero delle domande per gli asili nido comunali è calato del 30%. E la notizia che più insomma ci fa preoccupare è che di 3 asili comunali 2 verranno chiusi. Alla base della protesta che giorni fa Paganica aveva fatto registrare la presenza di centinaia di persone, la stangata in arrivo per le famiglie di ceto medio, costrette per effetto della certificazione ISE a sostenere aumenti spropositati, anche di 500 euro, per servizi scolastici spesso insoddisfacenti, mense che in molti casi vedono i bambini mangiare sui banchi e scuole ancora nei moduli provvisori post sisma. A far lievitare i costi a carico delle famiglie di fascia media, ovvero quelle con reddito che va dagli 8.000 euro in su, è il nuovo modello ISE. Le tariffe infatti sono calcolate anche sullo stato patrimoniale, anche quindi sugli immobili inagibili a causa del terremoto, che di fatto non producono reddito. Siamo qui oggi perché l'ultimo strumento legale che ci resta per tamponare un po' la situazione è che vengano approvati gli emendamenti presentati dall'opposizione in modo che si blocchi la questione per quest'anno, cioè le tariffe restino invariate per quest'anno e avere un altro anno di tempo per ridiscutere il problema. In consiglio comunale anche l'associazione Mamme per l'Aquila, che avanza una proposta, anche questa forse destinata a rimanere inascoltata e lettera morta, a meno che il consiglio intenda valutare gli emendamenti contro il caro scuola presentati dall'opposizione. Il secondo e terzo figlio dovrebbero pagare almeno un 50% in meno rispetto appunto a chi ha un unico figlio. E a Pescara, chi conosce bene la situazione della Riviera, c'è un edificio, potremmo definirlo così, che è anche un ex stabilimento balneare, un ex ristorante, stiamo parlando dell'ex Guerino che è chiuso da anni. Oggi c'è stato l'intervento del presidente della Commissione Comunale Gestione Territorio Martelli, che parla proprio di questo edificio e risponde anche a Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista. Quello è un fabbricato che è lì ormai da 10 anni, non si è proceduto alla ristrutturazione completa. Ci sono state ulteriori proroghe per fare in modo che l'imprenditore facesse, diciamo, quelle operazioni di ristrutturazione, non sono state ultimate. Credo che la città non possa più permettersi di avere al centro nevralgico turistico della città un manufatto come quello ancora in situazioni, diciamo, di ristrutturazione, ma comunque in qualche modo di degrado. Proprio ai nostri microfoni l'ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo ha un po' lanciato il sasso nell'acqua dicendo che il Comune non sta facendo quello che dovrebbe. La risposta del Presidente della Commissione qual è? Ma guardi, io credo che, adesso non voglio fare nessuna polemica con Maurizio Acerbo, lui ha fatto presente un problema che effettivamente c'è e che c'è ancora, e c'è da tanti anni, anzi direi che ci sono passate varie anche legislature, e su questa cosa probabilmente qualcuno doveva guardarci dentro prima. Ma in ogni caso la mia non è una polemica con Maurizio Acerbo, io ho fatto soltanto presente che mentre lui diceva che l'amministrazione comunale non si occupava di questo problema, io invece ho smentito questa cosa, perché da parte nostra, da parte mia, con qualità di Presidente della Commissione Gestione del Territorio, c'è stata da mesi ormai una presa di posizione su questa cosa, abbiamo convocato diverse commissioni, abbiamo convocato gli uffici comunali per capire come stavano le cose, quali erano le carte, e abbiamo, diciamo, invitato gli uffici affinché venisse revocata questa concessione, e penso che loro, anzi sono certo che loro si stiano attivando in tal senso. Pensare che una volta era uno dei ristoranti più famosi di Pescara, ancora problemi di ambiente, ma questa volta per non far costruire una centrale a biomasse c'è stata la protesta da parte di comitati e associazioni in Consiglio Comunale all'Aquila. Nuova protesta all'Aquila dei comitati e le associazioni che ormai da qualche anno si battono contro la realizzazione della centrale a biomasse nel nucleo industriale di Bazzano, impianto al centro di una querella legale che almeno dal punto di vista amministrativo sembra ormai essere conclusa. Il Consiglio di Stato infatti ha dato l'ok definitivo alla costruzione della centrale da parte della società Futuris Aquilana. Per l'azienda però nei giorni scorsi è arrivata un'altra tegola. Anche la Procura della Repubblica dell'Aquila infatti ha aperto un fascicolo e nei giorni scorsi i carabinieri hanno prelevato dei documenti nella sede dell'assessorato regionale all'ambiente a Pescara.
un'iniziativa salutata con favore da comitati che, nonostante il parere della magistratura amministrativa, continuano a ritenere inopportuna e dannosa per l'ambiente la realizzazione della centrale. Beh, speriamo che la procura vada fino in fondo e individui tutti gli strani comportamenti che ci sono stati nella pubblica amministrazione, le omissioni e le elusioni che noi abbiamo da sempre denunciato e che finalmente pare siano oggetto di indagine. Il Consiglio di Stato ha approvato, in effetti ha salvato la Futuris, addirittura aderendo a una perizia di parte, una cosa abbastanza grave. Il Comune dell'Aquila non ha fatto né la valutazione di incidenza, quindi in difformità alla direttiva comunitaria per la tutela dei SIC e delle ZPS, e il soggetto è proprio Cialente. L'altra questione è quella che non è stata verificata il rischio incidente, cosa che compete anche questa al sindaco. Quindi il sindaco Cialente deve verificare la valutazione di incidenza e deve far fare la valutazione per il rischio incidente, perché è autorità di protezione civile. Ma questo all'Aquila non è solo periodo di proteste e di visite presidenziali, è soprattutto il periodo della perdonanza, arrivata quest'anno alla 712esima edizione. Il tema della perdonanza celestiniana quest'anno è quello dell'integrazione. È stato ieri acceso il tripode che quest'anno ha dato via alle celebrazioni. La fiaccola della perdonanza illumina idealmente anche il buio profondo di quel mar Mediterraneo, tomba di troppi uomini che volevano solo dimostrare che un'altra vita, lontana dalle guerre, era davvero possibile. Ascoltare il fuoco di Celestino fino al sagrato della Basilica di San Bernardino, nuova location per il tripode, sono stati due tedofori di eccezione, Samuel e Idris, il primo di Geneano di fede musulmana, il secondo ghanese cattolico. Raccontano storie di ricatti e conflitti, entrambi sono fuggiti per salvare la propria vita su barcacce stracolme di gente che imbarcavano acqua. Samuel ha lasciato il suo paese perché purtroppo c'era la guerra e non era più possibile vivere in quel tipo di società. E così ha deciso di, come tanti altri, di venire in Italia. È contento, pensa che sia una buona cosa aver portato la fiaccola. Il primo cittadino ha definito quella appena cominciata la perdonanza del giubileo e dell'integrazione, una edizione che anticipa il riconoscimento dell'UNESCO per la manifestazione quale patrimonio immateriale dell'umanità. Credo che sia anche un momento però di profonda riflessione. Noi abbiamo intitolato quest'anno la perdonanza all'integrazione, al tema dell'integrazione, che è un tema importante. Certo che al di là delle ore di festa, che pure ci saranno, addirittura continueranno sino al 6 di settembre, io credo che ci debba essere una riflessione intima di ciascuno di noi, credente e non credente, perché in questo momento storico in cui tutti noi siamo spaventati, la globalizzazione, la crisi economica e le difficoltà della vita, la rinascita di un terrorismo che minaccia fortemente, in questa destabilizzazione totale anche delle nostre coscienze noi stiamo assistendo a un fenomeno di drammaticità che non ha precedenti, di una vera e propria migrazione di popoli che cercano vita, sicurezza, sopravvivenza. Gli aquilani hanno mostrato di gradire la nuova location per la cerimonia inaugurale, suggestivo lo spettacolo di luci e suoni che ha fatto danzare la facciata della basilica al ritmo della musica. Beh, veramente suggestivo, questo è quello che è accaduto alla perdonanza, andiamo a scoprire invece quello che accadrà domani. Entra nel vivo il programma della perdonanza celestiniana numero 721. Domani, martedì 25 agosto, si parte dal mattino. Alle 11.30 a Palazzo Fibioni, conferenza incontro sulla passione con il regista Antonio Calenda e l'attrice Lina Sastri. Interverranno anche il giornalista Antonio Di Muzio e il professor Walter Tortoreto. Alle 16, nella stessa location, l'evento di Francesca Guidi, Identità Violate. Alle 18, concerto dell'ensemble di sassofoni del Liceo Musicale dell'Aquila. Alle 20.30 a San Bernardino, Passio Hominis, la rappresentazione della passione, con la regia di Antonio Calenda. Alle 22.30 in Piazza Duomo, concerto di percussioni. All'interno del cartellone da quest'anno poi c'è il progetto Mission Perdonanza di Vincenzo Battista e Angelo De Nicola. Dalle 11, monastero aperto a San Basilio, itinerario tra i beni culturali del complesso religioso monastico, in collaborazione con il gruppo di azione civica dell'Aquila, Iemonnanzi.
Alle 19, nell'orto del monastero, l'iniziativa Match Chef Project, la sfida. William Zonfa, chef aquilano stellato, partecipa e racconta le sue sperimentazioni enogastronomiche. La sera per i giovani, Piazza Giovani, sino al 29 agosto, nel Parco del Castello, a Piazza San Basilio, a Piazza Chiarino e a Piazza Santa Margherita. Ed ora la pagina sportiva, ma che necessariamente a cavallo con la giudiziaria. Si parlava prima di passione intesa come quella del Cristo. Ebbene, la passione dei tifosi del Teramo è tutta in questa settimana, perché è stato fissato per giovedì alle ore 14 il processo di appello per la partita Savona-Teramo in primo grado. La società biancorossa è stata condannata alla retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza scorso, vale a dire quello di Lega Pro, e dunque retrocessione in Serie D, con il presidente Luciano Campitelli squalificato per 4 anni e 100.000 euro di multa, insieme al direttore sportivo, in questo momento sospeso, Marcello Di Giuseppe. Domani pomeriggio alle 19 nella sala consigliare del comune di Teramo ci sarà un incontro organizzato dal consigliere comunale Guido Campana con i tifosi per decidere il da farsi. Nel frattempo si attende ovviamente cosa potrebbe accadere giovedì. La speranza appesa a un filo, così come il destino futuro del calcio teramano. Inutile girarci intorno. Se la sentenza di appello darà ancora una volta torto al Teramo, il destino del vecchio diavolo per la seconda volta in 7 anni appare segnato. Campitelli sarà squalificato ed Ercole Cimini, che al momento appare il più provato da questa storia, di calcio non ne vuole più sentir parlare. La situazione ovviamente cambierebbe radicalmente se il Teramo in appello vedesse riconosciute le proprie ragioni. Ragioni che si basano su prove e circostanze dimostrabili e dimostrate, a dispetto di una serie di chiacchiere e lazioni che campano su fondamenta di sabbia. Una certezza adesso c'è, che è anche una garanzia. Il collegio giudicante sarà formato da giudici veri. Il presidente infatti è Gerardo Mastrandrea, che è giudice togato del Consiglio di Stato, e del collegio farà parte anche Piero Sandulli, ordinario di diritto processuale civile, guarda caso all'Università di Teramo. Dunque una cosa seria e garanzia di un processo vero, e non una pantomima che ricorda più i tribunali di guerra, quelli della giustizia sommaria e delle fucilazioni della Prima Guerra Mondiale, chiamati a giudicare ipotetici disertori e che dovevano servire per dare l'esempio. Ci sarà gente abituata a decidere in nome del popolo italiano, con i codici in mano e la legge uguale per tutti scritto alle spalle. Basterà salvare il Teramo? Siamo sicuri che se Luciano Campitelli, come più volte ha urlato in pubblico, è innocente, questo gli sarà riconosciuto. D'altra parte, la storia giudiziaria è piena di casi dove in primo grado un imputato viene condannato e in appello assolto, e così è stato anche per la giustizia sportiva. Una riflessione va fatta, e dovrebbero farla anche coloro chiamati a giudicare. Chi ha dimestichezza con il mondo del calcio sa benissimo che una partita si può aggiustare. Inutile nascondersi dietro un dito. Lo si fa però con la complicità dei calciatori, che sono elementi fondamentali, perché altrimenti come si farebbe a taroccare una partita? Con dei soldi e soprattutto con il coinvolgimento del minor numero di persone possibili. In questa storia, ribadiamo, i calciatori non ci sono, dei soldi neppure l'ombra, e soprattutto sarebbe stato fatto un tentativo di combin con il coinvolgimento di mezzo mondo, che nemmeno Totò e Peppino avrebbero fatto. Insomma, Campitelli, Di Giuseppe e Di Nicola, più che furbi del mondo del calcio, sarebbero tre pasticcioni incapaci di fare una cosa per bene. Basta tutto questo per condannare una città, una società, e soprattutto a cancellare 5 promozioni ottenute sul campo con investimenti milionari? E ascoltiamo adesso come si sta preparando l'avvocato Edoardo Chiacchio a questa decisiva prova. Lo abbiamo intervistato oggi in diretta nel corso della prima edizione. Abbiamo estrapolato questo minutino di intervista. Non siamo noi dinanzi ad una partita che è in ballo un campionato di tanti di prima categoria o di uno sport amatoriale. Qui sono in ballo i destini di una società, di una città e di un'intera provincia. Per cui ritengo che il livello probatorio per giungere a decretare la morte di un club debba essere decisamente più alto.
Il Presidente naturalmente non è esperto in questa giustizia, in questa forma di giustizia, non ha mai subito un processo nella sua vita, non era mai andato neppure in tribunale, mai, per cui è sconvolto da questa vicenda e quando ho la possibilità di ragionare e leggere le carte è davvero, è rimasto veramente sbalordito, essere fatto, stralunato dinanzi a questo modo di cancellare il calcio. Nonostante la vicenda del Teramo, comunque domani il calcio di Serie B si ritroverà tutto a Pescara perché ci sarà la presentazione ufficiale all'Aurum del nuovo calendario della prossima stagione. Finalmente si alzerà il sipario e si andrà a scoprire quali saranno i primi impegni e soprattutto tutti gli impegni con quale calendarizzazione delle squadre abruzzesi, il Pescara e la Virtus Lanciano su tutti. Poi speriamo che ci sarà anche il Teramo. Nel frattempo al posto del Catania e del Teramo verranno messi una X e una Y in attesa che si possa definire poi in maniera definitiva il calendario con i nomi delle squadre che parteciperanno, cioè vale a dire se saranno l'Entella e il Teramo, perché il Catania ovviamente non fa più parte del campionato di Serie B, oppure l'Entella e l'Ascoli. Nel frattempo vi ricordo che la cerimonia di presentazione avrà inizio alle ore 18 e potrete seguirla in diretta su TV6 con collegamenti in diretta dall'Aurum con Enrico Rocchi e il sottoscritto che saranno appunto sul posto. Per quello che riguarda invece il Pescara, brutte notizie dal mercato perché è saltata l'operazione che avrebbe dovuto riportare Bartosz Salamon in biancazzurro. Il giocatore è finito al Cagliari per 1.200.000 euro, così dopo Federico Melchiorri ai Sardi è andato anche il 24enne difensore polacco. Che cosa pensa Oddo del mercato? Anche qui, dopo l'amichevole con il Torre Alex, Oddo ha parlato del mercato biancazzurro. Abbiamo anche qui estrapolato questo minutino. Stiamo aspettando la risposta della società, dell'Atalanta e del giocatore. Vediamo se accetterà. Ovvio che noi vogliamo essere anche sicuri che la volontà sia massima da parte sia della gente ma soprattutto del calciatore, perché non vogliamo andare su giocatori che non hanno voglia magari di scendere in B e di confrontarsi con questa categoria, perché se non hai la testa giusta poi può essere un giocatore anche da Champions League, ma la differenza non la fai, quindi dobbiamo essere sicuri anche di questa cosa. Spero che possa capire che questa è una squadra forte che ha grandi ambizioni e lui possa rigenerarsi, rinvigorirsi, rilanciarsi per una carriera che ha davanti, perché insomma è ancora molto giovane. È da sfoltire questo organico, una decina di giocatori saranno prima o poi ceduti, questa è la richiesta del tecnico. Ma sì, questa sarebbe l'ipotesi migliore, nel senso di lavorare con un gruppo omogeneo di non tantissimi giocatori e tutti all'altezza. Ovvio che bisogna fare delle scelte, perché insomma lavorare con 40 giocatori è difficile. È difficile gestirli, è difficile gestire gli allenamenti oltretutto c'è anche una lista di 18 giocatori, quindi inevitabilmente qualcuno dovrà andare via e chi non dovesse voler andare via rimarrà fuori lista, perché purtroppo la lista è quella, non è che possiamo inventarci qualcosa. Io ho degli attaccanti sicuramente di valore, a partire da Sansovini, che è un giocatore che ti garantirà sicuramente i suoi gol, e altri che garantiranno i loro gol, però diciamo che le caratteristiche per far sì che questa squadra si possa esprimere bene devono essere leggermente diverse in almeno un giocatore, che in questo momento non abbiamo. Nel frattempo sabato sera ultima amichevole precampionato per il Pescara, che all'Adriatico Cornacchia con inizio alle ore 20:30 affronterà l'Aquila in quello che è un derby abruzzese. E questi i prezzi: le curve 5 euro, la tribuna adriatica laterale e centrale 10 euro, 5 euro il ridotto. Adesso chiudiamo il cerchio
delle società calcistiche abruzzesi di Serie B con il Lanciano. Da un lato il tecnico Roberto D'Aversa aspetta il completamento dell'organico, dall'altra invece il vicepresidente Guglielmo Maio conferma che a fronte di offerte congrue e interessanti verranno ceduti alcuni giocatori importanti. Ascoltiamoli in questo, possiamo dire così, faccia a faccia. C'è un mercato aperto, come tutte le squadre di calcio del mondo. Succede che se arrivano offerte dei propri giocatori si valutano e se sono consone alle richieste verranno ceduti. Le volontà le conosciamo, le offerte le sappiamo, quindi vediamo un attimo come andrà a finire. Essere addirittura d'arrivo Alessio Cranio, che seguiamo da un bel po', quindi diciamo che è fatta al 99,9%, aspettiamo soltanto che ufficializzino Terracciano il Cagliari, credo stiano facendo Terracciano. Dopodiché c'è un difensore centrale da prendere, un terzino sinistro, l'attaccante, perché io e me lo sapete tutti quanto com'è finita. Quindi c'è ancora tanto da fare, non vedo questo disfattismo da dove venga, perché veramente mi sembra fuori luogo. Mi lasciano molto, molto deluso da quello che sto leggendo e quello che si sente, l'area che si sente in giro, perché mi sembra il Lanciano Calcio. Il Lanciano è sempre stata una squadra che ha lanciato giovani, perché mi ricordo l'anno scorso che Andrea Conti, appena arrivato, veniva stato fiscato tutto l'anno. Quest'anno Andrea Conti rimane in Serie A e nessuno conosceva Andrea Conti, ma posso fare una lista lunga forse qualche metro di ragazzi che sono venuti qua oggi, sono in categorie maggiori o addirittura comunque sono protagonisti in questa stessa categoria. Non vedo veramente questo disfattismo dove la gente lo trova, ma anche all'interno dove si trova questo disfattismo, perché non esiste. Io sono fiduciosissimo che la Genoa farà il suo campionato come tutti gli anni ha fatto. Ma ripeto, cioè, la società ha tempo fino al 31 di agosto, l'ha sempre fatto, è chiaro che lì dove in questo momento, ripeto, c'è bisogno di completare l'organico e quindi a maggior ragione, e faccio fatica a pensare ad altre cessioni, perché appunto le difficoltà per completare l'organico poi aumenterebbero, perché il tempo stringe, quindi dando via due giocatori così importanti è chiaro che poi, ripeto, bisogna trovare innanzitutto delle alternative valide, ma ho già detto l'importanza di un giocatore come Antonio Piccolo anche per la scelta del modulo, e sinceramente a 10 giorni dalla chiusura del mercato risedersi al tavolino e riprogrammare tutto un progetto tecnico faccio un po' fatica. Non c'è tensione, c'è solo visione di una realtà dove, ripeto, si sta creando una situazione spiacevole, perché, ripeto, l'ambizione di un allenatore e di una squadra magari vanno in contrasto con delle esigenze della società. È tutto anche per oggi. Grazie per averci scelto. Buona serata a tutti.